Ciao a tutti, qui oggi per qualche parolina sul nuovo live album dei Dream Theater che si chiama Distant Memories Live in London. Copertina è un misto fra, vabbè, sto anticipando un po' il contenuto, anche se magari lo sapete già, fra il tour che si divide materiale nuovo, quello di Distance Over Time e quello di Scenes from a Memory, quindi anche questa copertina è un misto fra le due copertine, in più c'è la bandiera inglese. Ok, il concept mi piace. Come è stato realizzato, forse un po' meno. Qui c'è Londra sullo sfondo. Va bene, dai, non faccio il pignolo questa volta. Questo è un concerto un po' particolare da recensire, insomma, qualche parola più che una recensione. Per il sottoscritto, perché è un concerto al quale ho assistito personalmente, ero ad Hammersmith, o to Apollo Hammersmith, vivevo tra l'altro anche lì dietro, e sono andato con qualche amico prima del lockdown. È un concerto che mi sono goduto molto dal vivo, perché lo stavo riascoltando proprio l'altro giorno, dopo un po' di tempo, Scenes from a Memory, mio album preferito di sempre, chi segue il canale lo sa. Quindi è un concerto al quale sono molto affezionato, che mi è piaciuto molto. Se consiglio questo concerto da acquistare, no, consiglio questo, cioè questo lo consiglio. Il concerto è appunto, come dicevo in apertura, diciamo suddiviso in due parti. La prima parte, che è un nuovo materiale, un sacco di canzoni da un nuovo Distance Over Time che non mi è piaciuto completamente, assieme a qualche altro pezzo vecchio discutibile che hanno inserito, A Nightmare to Remember. Ma perché non mettere, quando fai una prima parte di scaletta, mettere, non dico qualche classico, però qualche pezzo che piace a tutti. A Nightmare to Remember, un polpettone di un quarto d'ora. Allora, la prima parte di scaletta, secondo me, è da saltare proprio a piè pari. Ma questi, ripeto, sono gusti personali. La seconda parte è Scenes from a Memory, eseguito nella sua interezza ed eseguito abbastanza fedelmente, nonostante ci sia Mangini alla batteria. Ah, Finally Free, il finale di Finally Free, Mangini, ma perché? Se ti incontro per strada, giuro che te lo chiedo. Giuro, giuro, ma Mangini, io ho grossa stima per te, ma il finale di Finally Free te lo devo chiedere, se ci incontriamo giuro che te lo chiedo. James LaBrie non in forma come ai tempissimi, però non ho niente da dire sulla sua performance. Scorre tutto bene, l'album scorre benissimo. L'ultimo pezzo è un pezzo di Distance Over Time, che sapete quando si arriva proprio all'apice, no? Il concerto dal vivo si sarebbe dovuto concludere con Finally Free, invece è arrivato un pezzo dell'ultimo album che... Ma perché? Ma perché? Quindi tutto ritorna a quella domanda: è un concerto da acquistare? Non... È sempre difficile fare una recensione di un live, perché alla fine è tutto materiale già edito, straedito, in questo caso di un capolavoro. Cioè, ne ho parlato mille volte, quindi non voglio addentrarmi sul contenuto. Per quanto mi riguarda, è un concerto da acquistare se siete dei collezionisti, o personalmente propenderei per, se volete, quell'album live. Secondo me l'album rende meglio, quest'album rende meglio da studio, ma è un parere personale. E se proprio lo volete live, c'è Scenes from New York con la band, insomma, eseguito appena fresca di pubblicazione, e con Mike Portnoy alla batteria e con James LaBrie molto più giovane, forse un po' più in palla rispetto a qui. Per il resto, il concerto è così bello che lo riandrei a vedere subito, pagherei un altro biglietto per riandarlo a rivedere, riascoltarlo così, o in DVD o in CD. Preferisco ascoltare o l'album originale o Scenes from New York. Ciononostante, una uscita interessante. Parlavamo dei live di quelli che fanno gli Iron Maiden, che sono con tutte le canzoni uguali. Almeno ogni pubblicazione di Dream Theater ha sempre canzoni diverse. E in questo live, soprattutto se vi è piaciuto l'ultimo album, avete tanto materiale nuovo live da ascoltare. Niente, questa era qualche mia parolina su Distant Memories Live in London. Fatemi sapere che ne pensate, se lo acquisterete, se non lo acquisterete. Rimane il fatto che, se non conoscete l'album originale, dovete procurarvelo subito. Su questo consiglio vi saluto. Ciao a tutti.